Tutti devono avere piena consapevolezza dello stato in cui versano le nostre coste. Amministratori, operatori scientifici, addetti ai lavori e soprattutto i cittadini, i diretti fruitori di un immenso patrimonio naturale, tra i più bersagliati dagli agenti atmosferici e in massima parte dalla mano dell'uomo. Monitorando, classificando e scandagliando i 970 km di coste della Puglia, si ha la possibilità di intervenire per tutelare l'integrità ed esaltarne le caratteristiche. Ecco cosa si propone il Piano regionale delle coste che, in attesa della sua definitiva approvazione entro il 2009, verrà promosso, oggi si è partiti da Bari, in 20 spiagge pugliesi con tanto di camper e materiale illustrativo. Molti cittadini possiedono case al mare, anche in situazioni insomma, che non sono proprio nei termini della legge. Devono aspettarsi lo scatenarsi di un'inquisizione demaniale, edilizia oppure no? Non vogliamo utilizzare una strategia coercitiva, vogliamo costruire un'alleanza verso una visione diversa di sviluppo. Vogliamo che tutti gli operatori, tutti i cittadini diventino consapevoli che questo tipo di scelta conviene ai propri interessi. Oltre a preziose peculiarità ambientali, le coste hanno delle criticità specifiche come l'erosione e con il piano regionale non si interverrà più in base alle richieste particolari di ogni comune costiero, ma con un intervento di armonia che tra l'altro è stato anche sperimentato attraverso una simulazione di laboratorio, non capiterà più che si scelga un sistema piuttosto che un altro. Ecco. Il recupero dell'armonia sarà dato attraverso l'approvazione del piano di tutela della costa.